Il castello baronale si presenta arroccato su uno sperone roccioso intorno al quale si sviluppa concentricamente il centro storico, secondo lo schema tipico dell'urbanistica medioevale. È costituito da un corpo ad elle di 20-30 metri. Occupa una superficie coperta di 520 metri quadri, più un orto di circa 340 metri quadri. L'orto è cinto da mura merlate con due torri. Tale castello è stato posseduto da diverse dinastie, Gambacorta, Palamolla, Brandi, fino ad essere oggi proprietà comunale, sede dell'università ed importante centro congressi. Il castello conserva un carattere severo e maestoso, determinato dall'alta cinta muraria merlata che si innalza, senza soluzione di continuità cromatica, dalla sottostante roccia. Esso fu costruito nel XVI secolo, sui resti di un castello alto medioevale. Esso appartenne all'illustre famiglia Palamolla, il cui stemma, databile fine 500 e inizio 600, si trova all'ingresso, fiancheggiato da due cariatidi dipinte. Era ancora in uso nella seconda metà dell'Ottocento, come da iscrizione riportata al di sopra della porta del primo salone, che ricorda la visita del re Ferdinando II, avvenuta il 15 ottobre 1852. Di aspetto severo, edificato sopra macigni scabrosi, circondato da cinte merlate, torreggia sulla cima di una costa alpestre, sicura fortezza inespugnabile, il palazzo degli antichi baroni.